Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video. Siamo arrivati alla resa dei conti. Oggi infatti andremo a mettere alla prova sul campo due palette di Anastasia Beverly Hills, ovvero la nuova uscita in collaborazione con Amresi e la Norvina. Andrò a utilizzare queste due palette per creare un look pressoché identico. Ho deciso di fare questo video perché nel mio video precedente, quello dove vi faccio vedere la nuova palette di Amresi, mi sono resa conto che ci sono due cialde di ombretti della Amresi che sono molto molto simili a due cialde contenute nella Norvina. Quindi oggi andremo a vedere se questi ombretti sono effettivamente uguali o diversi una volta stesi sugli occhi. Per complicarmi un po' la vita, non vi dirò su quale occhio utilizzerò i colori della Amresi fino al termine del look. Quindi vi aspetto giù nei commenti per ipotizzare su quale occhio ho utilizzato la palette di Amresi e se veramente voi notate delle differenze. Quindi mi raccomando, vi aspetto nei commenti per vedere se avevate azzeccato l'occhio giusto oppure no. Come potete vedere, ho già fatto la base, quindi direi di passare direttamente al look occhi. Mettiamo il cerchietto. Per questo look andrò a mettere a confronto due cialde della palette Amresi, ovvero New Yorker Cupcake, questo lilla shimmer, con due cialde della Norvina, ovvero Eccentric, questa cialdina qua, e Celestial, questo colore qui. Ho qui davanti a me le palette aperte, per comodità userò il mio solito specchio, non utilizzerò quello delle palette. Dato che ho due pennelli di Anastasia Beverly Hills, utilizzerò quello con il nastro rosa sull'occhio sinistro, ma non sarà necessariamente legato alla palette Amresi, cioè non è detto. Il fatto che ci sia il nastrino rosa non vuol dire che sia il pennello che utilizzerò sull'Amresi, è solamente per ricordarmi che il pennello contrassegnato dovrò utilizzarlo sull'occhio sinistro, mentre quello normale sull'occhio destro. Vediamo se riuscirò a fare questo look senza fare disastri. Per cercare di far esaltare un pochino meglio i colori e vedere se effettivamente ci sono delle differenze cromatiche, vado ad applicare il primer di Anastasia Beverly Hills, che ho usato anche nel mio ultimo video, e lo applico con questo pennellino di Real Technique su tutte e due le palpebre. Vado leggermente anche nella parte inferiore, perché anche sotto vado a mettere gli ombretti. Ok, ho messo il primer occhi, quindi direi di cominciare subito. Vado, allora faccio prima l'occhio sinistro e vado a prendere il colore di transizione, un marroncino. Batto un pochino l'eccesso e lo applico nella piega. Devo calcare un pochino più la mano. Questo pennello ha un po' tanto largo, non mi trovo benissimo. Allora, con il primer noto che per ora non ho fallout. Lo sfumo. Questo qui è il pennello più vecchio che ho, infatti è un pochino alle setole dello sfumino, un po' larghette. Primo colore applicato, adesso lo posiamo, andiamo a prendere l'altro colore nell'altra palette. Ecco, questo qui per esempio è il pennellino nuovo della Amresi e ha le setole molto molto più compatte, quindi già l'effetto è diverso, sebbene sia lo stesso pennello. Anche da questa parte fallout non ce n'è. Adesso per andare a intensificare un pochino il look vado a prendere un colore da una sola palette che andrò ad applicare in entrambi gli occhi, quindi vado a prendere 1988 dalla Amresi e lo utilizzo per scurire un pochino la V esterna. Non scurisco tanto perché comunque voglio che a look finito si riescano a distinguere i vari colori che ho utilizzato. E vado anche nell'altro occhio. Anche qui fallout 0. Adesso con un pennello ampio sfumo. Adesso andiamo a mettere il colore shimmer. Ok, mi sono avvicinata leggermente così possiamo vedere un pochino meglio. Comunque non so voi, ma io fino adesso differenze non ne vedo. Vado ad applicare il colore shimmer e per farlo faccio esattamente come faccio sempre. Vado a prendere un pochino di colla per glitter. Non ne metto tantissima, è solo per dare una superficie un pochino più appiccicosa. Lo prendo delicatamente e lo applico sulla palpebra. Noto che ho un leggerissimo fallout qui, ma è proprio poca roba. Questo qui è l'effetto con il pennello
e la colla per glitter. Voglio renderlo però un po' più carico, quindi vado semplicemente a prenderlo con il dito e lo applico. Visto che ho perso un pochino di intensità, vado di nuovo con 1988 e vado di nuovo a intensificare l'angolo esterno e con il pennello di prima vado e sfumo i bordi. E poi con l'altro pennello dalla parte sempre piatta vado a prendere l'altro colore shimmer e lo applico. E presso ulteriormente il colore sulla palpebra. Adesso come punto luce vado ad applicare Barb in entrambi gli occhi. Ok, vado a completare la parte inferiore. Utilizzo 1988 per scurire entrambe le parti. Prima di mettere il mascara vi faccio vedere da vicino gli ombretti. Ok, questi sono i colori. Come mascara ne andrò ad applicare uno nuovo che non ho ancora provato. Questo qui è il Lovren Essential M2 Mascara Long Experience. Questo qui è un nuovissimo mascara che ho acquistato stamattina presso la farmacia Brunetti e tra l'altro è al prezzo lancio di 3,99 € anziché 14 € qualcosa, proprio perché è una novità. Se mi seguite su Instagram ho pubblicato nelle storie l'effetto di questo mascara sulle ciglia di mia sorella. Quindi se mi seguite su Instagram avrete già visto un pochino com'è questo mascara, se invece non mi seguite, se volete vi lascio il mio profilo qui. Questo qui è un mascara allungante a lunga durata e tra l'altro mia sorella mi ha fatto notare che oltre ad essere made in Italy lo fanno proprio a Genova. Quindi sono molto contenta. Vi faccio vedere lo scovolino. È fatto così, è uno scovolino in setole curvo. Adesso vediamo come si comporta. Ok, ve lo faccio vedere da vicino. Questo qui è l'effetto con una sola passata. Lo metto anche dall'altra parte. Completo il look e vado ad applicare questa matita di Illa Mask nel colore Undressed. E voilà, questo è il look finito, fatemi sapere se vi piace. Adesso vi faccio vedere il look finito alla luce naturale e poi andremo a vedere se avete indovinato su quali occhi ho utilizzato le rispettive palette. Questo è il look alla luce naturale. Nel mentre mi si è scaricata la batteria del faretto, però pazienza. Quindi veniamo a noi. Secondo voi, su quale occhio ho utilizzato la palette Amresi? Se volete stoppate il video e scrivetemi nei commenti, secondo voi qual è l'occhio truccato con l'Amresi? Ok, siamo al momento della verità. 3, 2, 1. Tada! Ho utilizzato sull'occhio destro la palette Amresi. Mentre sull'occhio sinistro ho utilizzato la Norvina. Fatemi sapere se avevate indovinato o no. Devo dire che è stato abbastanza difficile perché fino a che non ho applicato il colore shimmer, i due look erano palesemente uguali. La differenza l'hanno fatta gli shimmer, infatti Cupcake della Amresi, questo colorino qua, è molto più metallico rispetto a Celestial della Norvina. Mentre per quanto riguarda i colori di transizione, ovvero New Yorker per la Amresi e Eccentric per la Norvina, sono colori praticamente identici una volta stesi sulla palpebra. Nello swatch, in particolar modo, Eccentric della Norvina risulta un pochino più freddo, però poi avete visto che una volta stesi, cioè il risultato è praticamente identico. Per quanto riguarda la pigmentazione, ho notato che New Yorker della Amresi è un pochino più pigmentato rispetto a Eccentric della Norvina, però
Però c'è anche da dire che per la Norvina ho utilizzato un pennello un pochino più vecchio, tra virgolette, che aveva le setole un pochino più larghe, mentre l'altro pennello che ho utilizzato era nuovo di pacco, perché era il pennello della Amresi. Aveva le setole un pochino più unite, quindi probabilmente il colore era anche per quello un pochino più saturo. Quindi come pigmentazione ho preferito leggermente New Yorker, mentre come sfumabilità sono praticamente identici. Per quanto riguarda gli shimmer invece, Cupcake della Amresi è sì più metallico, più luminoso, però tende a sgretolarsi leggermente di più, mentre invece Celestial della Norvina ha una texture in cialdo un pochino più compatto, quindi non si sgretola quando si va a prelevare col pennello. Quindi ci sono i pro e i contro. Come abbinamento cromatico, invece, forse preferisco leggermente di più Celestial della Norvina, perché in questo caso, essendo un pochino meno metallico, fa risaltare di più il colore luminoso Barb che ho utilizzato come punto luce all'angolo interno, però quelli lì, però questi sono gusti personali, ecco. C'è da dire che comunque entrambi sono due bellissimi colori. Quindi, per quanto riguarda la similitudine tra queste due palette, possiamo dire che i colori opachi effettivamente sono praticamente identici una volta stesi, mentre invece gli shimmer sono leggermente diversi. Detto ciò, sì, nell'Amresi ci sono due colori che assomigliano a una palette che già avevo, però si tratta comunque di due cialde su 16, quindi non mi dà così tanto fastidio. Sono comunque due palette ottime, secondo me. Per quanto riguarda il primer, secondo me sembrerebbe valido, l'ho utilizzato solamente due volte, però devo dire che trovo che gli ombretti si sfumino abbastanza bene. Voglio provare a fare il confronto con un occhio con il primer e l'altro occhio solamente col correttore per vedere se effettivamente c'è della differenza o meno. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto. Se è così, lasciate un mi piace e se non vi è piaciuto, fatemi sapere che cosa non vi è piaciuto, così mi aiutate a migliorare nei contenuti. Se non siete ancora iscritti al canale, se può farvi piacere, iscrivetevi perché mi aiutate a crescere. E nulla, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!